Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Anime Manga Ida. Io sono Kusanagi e oggi parleremo di Valve The Liberator, serie della primavera del 2013 prodotta dallo studio Sunrise, che è famosissimo per titoli come Cowboy Bebop, Planetes e Kido Sashi Gundam. Valve conta uno staff di eccellente qualità, cara design curato da Katsuro Shino, che è autrice di The Greyman. Mega design curato da Kunio Kawara, il primo a essere definito mega designer e il più importante da quelli odierni, che ha curato delle serie importantissime come Gundam, Gundam Z, Gundam ZZ, Daitan 3, SPT Lightner e tantissime altre. Regia invece affidata a Komatsuo, più conosciuto per il ruolo di sceneggiatore, che comunque è stato già regista di titoli come Natsuki Rendezvous e le tre serie di Rosemeiden, però come dicevo più conosciuto come sceneggiatore in quanto ha sceneggiato opere abbastanza famose come Gintama, Gundam Zero Zero, Ergo Proxy, Texano Lies e se non mi sbaglio anche Sakamichi no Apollon. Di Texano Lies Falcus ha fatto un video ultimamente, se riesco ve lo metto qui, altrimenti lo metterà lui. La trama di Valve è delle più classiche. Ci troviamo in un'epoca in cui il 70% della popolazione terrestre si è trasferita nello spazio, andando ad abitare nelle cosiddette città spaziali, che altro non sono che delle normalissime colonie. Ci sono due potenze primarie. Da un lato Dorsia, fazione militare, dall'altra Arus, che è una fazione di stampo prettamente commerciale. Oltre a queste due potenze vi sono dei piccoli satelliti indipendenti, e tra questi vi è Gior, che è un piccolo satellite in cui vive Auto Kishima, il nostro protagonista. Egli è un liceale che vive su Gior, vivendo tranquillamente, fin quando non finisce per imbattersi nella misteriosa arma umanoide Valve, nel momento in cui Dorsia attacca la sua colonia. Da quel momento in poi Aruto si trasformerà in un essere diverso da un essere umano, pur mantenendo il suo aspetto, e si avvicinerà verso uno stato che lui definisce mostruoso. Già da come qualche esperto potrebbe notare, Valve strizza molto l'occhio a Gundam. Infatti le somiglianze con la prima puntata sono molto molto simili. Basti vedere l'attacco nemico e il protagonista che prende il mecha subito dopo che un suo caro gli viene ucciso. Sono tantissime, veramente tantissime le somiglianze con Gundam. Ad esempio vi è l'elf, personaggio che è sputato a Charles Knapp, e vi è Dorsia, che è similissima nella sua struttura a Zion, nella struttura militare e nella struttura molto molto nazista. Però sono moltissimi riferimenti anche a altri anime mecha, come ad esempio a Macross, il personaggio di Yuki no Saki, ad esempio un idol, come moltissime co-protagoniste del brand storico anche conosciuto come Robotech. Sono citazioni anche a AKB 0048 per la scena musicale presente nell'episodio 6, e sono tantissimi riferimenti agli anime Super Robot come Mazinga, Goldrake, Jig, ad esempio per la struttura dei combattimenti con i nemici che attaccano e l'eroe principale che li respinge. E ci sono riferimenti anche a Code Geass. Tecnicamente il riferimento dovrebbe essere alla tematica della rivoluzione, ma io direi che praticamente è per il virare verso tematiche trash. Sì, avete sentito bene, tematiche trash. E vi farete una domanda che mi sono fatto anch'io: come può una serie dal potenziale tanto elevato, dotato
oltre che di una grafica eccezionale, anche di un comparto sonoro da 10 lode. Infatti l'opening è seconda solo a Gurundomia. Votarsi a tematiche trash sarebbe un po' un controsenso. Eppure è quello che mi sono chiesto anch'io, come dicevo. Già dopo la prima puntata Valverde sembrerà veramente strano. Oltre a presentare dei personaggi veramente banali e stereotipati, oltre che pesantemente irritanti e mal sviluppati, come ad esempio Shoko Sashinami, che è una delle protagoniste, che nel suo discorso di elezione a ministro del nuovo Stato afferma di volersi dichiarare al ragazzo che le piace, mentre il paese tutto è in guerra e viene eletta. O come il nostro Aruto, che per tutta la durata della serie si comportava da perfetto imbecille. Valvre è la fiera dell'assurdità e di tutto ciò che c'è di terrificante a questo mondo. Sembra un po' un'esagerazione, ma posso portarvi tranquillamente degli esempi. Il tema della guerra viene pesantemente banalizzato. Diciamo che, mentre ad esempio in un anime come Gundam, il tema della guerra era importantissimo e tutti i personaggi ne soffrivano moltissimo, qui protagonisti, gli abitanti dello stato che si viene a creare subito dopo la prima puntata, che sono ragazzi liceali, si comportano come se non fossero mai entrati in guerra. Sono stretti da due potenze fortissime, dotate di un grandissimo esercito, ma è come se non se ne importassero minimamente. Hanno un comportamento simile a quello di ogni altra giornata. Fanno lezioni, partecipano all'attività dei club, fanno delle feste, e anche se sono separati dalle loro famiglie, che sono tutte catturate e minacciate di morte. Ed è una cosa veramente orribile, a mio parere. Il tema della morte, tratto dalla seconda notizia cronistica, c'è una scena veramente orribile in cui vengono date le condoglianze dei morti tramite social network, banalizzando totalmente la morte di quei personaggi. Inoltre, ogni episodio è farcito di una mole esorbitante di elementi, sia elementi utili alla trama e che sono molto intriganti in quanto Valve è ricco di misteri, ma anche elementi che non ci azzeccano una mazza. Come ad esempio, vi farò un grande spoiler. Se volete evitarlo, bloccate, passate oltre. La scena di stupro del volume dell'episodio 10. C'è una scena di stupro. Dettata da cosa non si sa, ma c'è una scena di stupro. Forse sarà funzionale alla seconda serie, ma messa così a mozzo, stupidamente, risulta molto sgradevole. Questo è uno dei problemi principali di Valve. L'infarcire totalmente gli episodi di nulla. Vengono dati tantissimi misteri e nessuno verrà risolto. Dall'origine dei poteri vampirici di Ardo, che acquisisce dopo essere salito sul Valvrave, aver rinunciato alla sua umanità, all'esistenza di un'associazione chiamata Magus, non ci verrà detto nulla. Assolutamente nulla. Rimarremo fino all'ultima puntata, sperando che almeno in quest'ultima puntata ci venga detto qualcosa, e invece ci viene dato un altro mistero, l'esistenza di un altro personaggio di cui noi non sappiamo assolutamente nulla e che ci verrà chiarito dopo. Ora, posso capire che vogliono mantenere altissima l'attesa della seconda serie, perché così effettivamente l'effetto si ha. Però risulta molto sgradevole per colui che vede quest'anime vedere che nessun mistero che viene presentato venga risolto, eppure vengono inserite
delle stupidaggini totali, come vi dicevo già la scena musicale, o le incazzature a mozzo di vari personaggi, come ad esempio un personaggio stereotipatissimo, quello del teppista, che si incazza per nulla, che si arrabbia per la morte di un personaggio che non abbiamo mai visto e che secondo me nemmeno esiste. E quindi vengono a rovinare poi tutto quello che è il senso della serie. Perché mi dicono un sacco di cose che non vorrei sapere e non mi dicono quello che io vorrei sapere. Quindi tutti i lati di Valbrave vengono demoliti. Si potrebbe vedere come una serie tamarra. Sì, di sicuro. È una serie molto votata al trash, quindi si potrebbe vedere come una serie tamarra. Ma purtroppo tutti i misteri che vengono inseriti vanno a rovinare questo lato. Si potrebbe vedere come una serie mega normale, con i vari misteri, eppure la serie, il lato tamarro va a rovinare quest'altro lato. Quindi i due lati non si coadiuvano assieme e vanno a rovinare l'intera serie, che per me è una serie totalmente, totalmente orribile. La recensione termina qui, ma c'è. Però da dire una cosa, il mio punto di vista è quello di un appassionato di anime mecha. Quindi sono anche un po' deluso da come si è stata adattata questa serie. Come ripeto, aveva un grandissimo potenziale, eppure è stato sprecato malamente. Si è vista come serie trash, però Valve può essere visto. Ma se ne vedeva una serie mecha è totalmente, totalmente da evitare. Speranzoso comunque che la seconda serie, risolvendo tutti i misteri, quindi acquisendo un tono sicuramente più serioso e più maturo rispetto alla prima, faccia uso del brutto potenziale che la prima ha totalmente gestito nel water. Vi saluto e vi rimando al prossimo video.